quest'anno con una grandissima gioia nel cuore per avere con noi Eraldo Affinati, che vi prego di salutare come merita. Per me è un piacere raccontarvi soltanto che Eraldo ha accolto questo nostro invito, nonostante sia veramente molto impegnato, adesso ci racconterà poi anche perché, con grande entusiasmo, con grande semplicità, e questo è anche il motivo della gioia che va oltre il grande valore dell'intellettuale, dello scrittore. Prima una persona mi ha fermato e mi ha detto: è uno dei pochissimi intellettuali italiani concreto, che si dà da fare, che si sporca le mani, che è sul campo. E questa è una cosa, per noi, una grande lezione ed emotivo di grande ispirazione. Eraldo Affinati ci racconta Penny Whirton e sua madre di Silvio D'Arzo, per cui io non rubo altro tempo. Accomodiamoci, Eraldo, inerpichiamoci su questo palco, e a te il microfono, grazie. Buongiorno a tutti. E andiamo subito al nocciolo, libro della vita. Sono tanti i libri della vita, perché dipende molto dalla stagione della nostra vita. Se una domanda come questa mi fosse stata rivolta quando avevo 15 anni, avrei detto: il libro della mia vita è i 49 racconti di Ernest Hemingway, perché a quell'età io leggevo Hemingway, mi ero appassionato, per me era un punto di riferimento. Se me l'avessero chiesta quando un po' più grande, diciamo, a quel punto avrei detto Tolstoi, Guerra e Pace. Il mio primo libro si intitola Veglia d'armi ed è un libro dedicato proprio a Lev Tolstoi. Un po' più avanti avrei forse detto I Promessi Sposi, perché sono un insegnante e quindi in classe leggevo questo testo, il capolavoro della letteratura italiana. Un po' più avanti avrei detto Il sergente nella neve di Mario Rigoni Sterne. Io ho conosciuto personalmente Mario Rigoni Sterne, ho curato tutta l'opera di Mario e per me è stato un grande amico oltre che un grande scrittore. Avrei potuto dire i promessi sposi, certo, ma anche I fratelli Karamazov di Dostoevskij, vertice della narrativa a mio avviso, del romanzo moderno. Però poi alla fine ho detto, quando Raffaele mi ha chiesto, dice: ma tu di quale libro vuoi parlare? Io vorrei parlare di Penny Whirton e sua madre, perché questo libro attraversa tutte le stagioni della mia esistenza, proprio tutte quelle che adesso qui sommariamente ho delineato, sono segnate da questo libro e da questo scrittore. Partiamo intanto dallo scrittore, Silvio D'Arzo, che è un nom de plume, è uno pseudonimo, perché questo scrittore si chiamava in realtà Ezio Comparoni e nacque nel 1920 a Reggio Emilia, dove morì 32 anni dopo. Lui morì a 32 anni, giovanissimo, di leucemia, un male fulminante, molto simile, anzi proprio lo stesso male che, da cui fu poi stroncata anche la vita di Don Lorenzo Milani, sul quale io ho scritto il mio ultimo libro intitolato L'uomo del futuro. Io mi sono laureato da ragazzo, mi sono laureato in lettere moderne, con una tesi di laurea su Silvio D'Arzo, e quando ho dovuto preparare questa tesi da studente universitario mi sono rivolto ad una persona esperta di D'Arzo e che per me è stato un punto di riferimento bibliografico. Si chiamava Anna Luce Lenzi, autrice di una monografia su D'Arzo, Una vita letteraria, pubblicata nel 77, che è diventata mia moglie. Ci siamo conosciuti così, quindi pensate bene che questo libro, questo scrittore, si lega profondamente anche alla mia vita privata, e anche perché io e lei poi, questo ve lo dico subito, poi ve lo dirò anche alla fine, abbiamo fondato le scuole Penny Whirton per l'insegnamento dell'italiano ai ragazzi immigrati. Sono 30 scuole in tutta Italia, quindi capite bene che questo Penny Whirton noi lo facciamo vivere quotidianamente, non è più soltanto un libro, non è più soltanto un racconto, non è più soltanto una favola per ragazzi, ma sono queste scuole che noi vediamo tecnicamente diciamo vivere appunto ogni giorno. Perché abbiamo pensato di chiamare la nostra scuola Penny Whirton? Ecco, adesso raccontando il libro capirete anche perché noi da questo titolo abbiamo pensato di creare le scuole di italiano per immigrati. Una battuta importante su D'Arzo, perché parlando di Silvio D'Arzo, di Ezio Comparoni, ci avviciniamo alla lettura del libro.
Questo ragazzo, chiamiamolo così perché è morto a 32 anni, non conobbe mai suo padre. Questo è molto importante. Era un figlio illegittimo. Infatti sua mamma, per lui era l'unico punto di riferimento. Madre e figlia vissero da soli in via Aschieri, a Reggio Emilia, vicino al Duomo di Reggio Emilia, da soli, con questo padre misterioso che non si sapeva chi fosse. E questo bambino geniale, geniale già pronto, diciamo, si capiva subito che sin da bambino, pur non avendo niente in casa, lui era appassionato di letteratura, sin da bambino, e questo piccolo bambino però sentì la mancanza del padre come una ferita profonda dentro di sé. Cioè la mancanza dell'identità, non avere l'identità, non sapere qual è la mia radice, insomma, no? Ecco, questo per il piccolo Ezio fu qualcosa di lacerante, di traumatico. È difficile da capire forse, però io lo capisco bene questo, perché io sono figlio di un uomo che anche lui, mio padre, era illegittimo. Infatti mio padre non conobbe mai suo padre. E il cognome che io porto, Affinati, mi chiamo Affinati, è il cognome della nonna materna. Quindi in qualche misura mio padre ha consegnato a me una sorta di compito non svolto, rimasto irrisolto, una specie di, come dire, di enigma misterioso, diceva, chi era mio padre? Quindi io ti consegno a te questo trauma in fondo, questa ferita, questo gorgo, questo problema da risolvere. E questo è il tema di Penny Whirton e sua madre. Questo è proprio il tema, la mancanza del padre. Questo libro è un libro, diciamo, per ragazzi viene definito, però attenzione, forse per ragazzi sarebbe troppo difficile proporre un libro così, ve lo dico da insegnante. È un libro per ragazzi, sì, ma come potrebbero esserlo L'isola del tesoro di Stevenson, per dire, come potrebbero essere, non so, Lord Jim di Conrad, Kim di Kipling. Cioè sono libri per ragazzi, sì, ma in realtà sono libri anche per adulti, anzi forse sono libri proprio per adulti, per tutti noi, anche se hanno una forma che è la forma destinata ad un pubblico adolescente. E questo libro è un libro in cui si immagina una vicenda in una contea settecentesca, a Pigtown, nel 1721 è ambientata questa favola. E in questa favola c'è il protagonista, proprio è Penny Whirton. E questo bambino, proprio come Ezio, proprio come lo scrittore, non conobbe mai suo padre e vive soltanto, e praticamente ha sempre vissuto con la madre, Anna dei bambini, viene definita in una poesia di Silvio D'Arso che non è compresa qui ma che lui scrisse. E questa contea, di questo Penny, in questa Pigtown, questo bambino insieme a sua madre vivono una vita, tra virgolette, normale, con il bambino che va, diciamo, a scuola, e c'è la figura del supplente, che è una figura che in questo libro conta molto, perché D'Arso è stato un insegnante nella sua vita, ha fatto sempre il supplente, in qualche modo c'è una specie di trasfigurazione della sua vita nella delineazione di questo supplente. Poi c'è il cieco è un mendicante che chiede l'elemosina, che poi nel libro si rivelerà non essere proprio cieco, era un imbroglione, ma questo lo vedremo soltanto alla fine. Questo cieco ha un'ascendenza nobile perché deriva probabilmente dal Lazzarillo de Tormes, che è un grande libro del Cinquecento spagnolo, un classico della letteratura spagnola, che il giovane Ezio aveva letto e da cui forse era rimasto influenzato. Quindi c'è quest'altro personaggio, ma certo il personaggio più importante è la mamma, è proprio Anna. E Anna dei bambini fa pensare all'altra protagonista di un altro grande romanzo di Silvio D'Arso, Casa d'altri, forse il racconto più bello della letteratura italiana del Novecento. Ve la devo fare questo riferimento, è necessario, perché se non facciamo questo riferimento non capiamo bene poi la mamma di l'Anna dei bambini di Whirton. Casa d'altri è la storia di questa donna, una povera lavandaia dell'Appennino tosco-emiliano, che a un certo punto si rivolge al parroco, vi sto dicendo la trama di Casa d'altri, chiedendogli una dispensa eccezionale. Cosa vorrà mai questa donna che vive tutti i giorni lavando i panni al fiume, che ha soltanto una capra come amica, da questo parroco? Perché va a chiedere una dispensa? Cosa vuole? Questa donna va a chiedere una dispensa eccezionale al parroco perché lei si vuole suicidare,
ma vuole avere prima il permesso dal prete, perché lei è molto, diciamo, cattolica e quindi non vuole fare un gesto che possa andare contro i dettami della Chiesa. Capite bene che questo tema, un tema difficilissimo da svolgere, D'Arzo lo esegue alla perfezione, consegna diciamo alla stampa, che poi però non verrà stampato, un libro capolavoro della letteratura italiana definito un racconto perfetto da Eugenio Montale, una sorta di tragedia teologica secondo la definizione di Manganelli, un libro certamente in cui la figura di questa donna in qualche modo riflette molto la figura della mamma di Ezio Comparoni, e quindi la mamma Anna dei bambini, cioè la mamma di Penny Wharton, è legata molto alla protagonista di Casa d'Altri, forse sono quasi la stessa persona. E questa Anna dei bambini fa un mestiere particolare, fa nascere i bambini, appunto è una ostetrica, però è un'ostetrica molto particolare, perché in questa favola a un certo punto lei sospende le sue prestazioni e quindi, sociali, e quindi non nascono più bambini nella contea di Pigtown. È come dire una licenza favoristica che lo scrittore si concede, perché D'Arzo crede sempre che ci deve essere sempre un rapporto profondo tra cronaca e Arcadia, cioè ci deve essere un nesso profondo fra una favola appunto di fantasia, però deve essere anche documentata, diciamo quasi come se fosse un articolo di giornale. E quindi questa mamma, che appunto fa l'ostetrica nella contea di Pigtown, vive con questo bambino Penny Wharton. Però c'è il problema del padre. Il problema del padre è, appunto, prima ve l'ho anticipato, deriva da questo, che la madre racconta a suo figlio, a Penny, che il padre, Ted, era stato, diciamo, un grande condottiero, era stato un eroe, era stato un combattente, era stata una persona meravigliosa, lo mitizza, mentre invece non era così. Nella realtà il padre era un povero sellaio, aveva fatto soltanto, diciamo, studi elementari e praticamente la mamma stava fingendo rispetto al figlio. E questo vi voglio leggere, perché tutto questo mio adesso racconto sarà punteggiato da alcuni brani che ho scelto per farvi capire anche come dire il taglio stilistico di D'Arzo, la sua scrittura. Io da ragazzo sono rimasto innamorato di questa scrittura. Io a 20 anni, quando lessi per la prima volta i suoi libri, dico: questo è uno scrittore pazzesco, uno scrittore così non lo troviamo da nessun'altra parte nella letteratura italiana, perché questo scrive in una maniera incredibile. Dice, non è né un neorealista né un prosatore d'arte, è qualcuno che ti fa vedere proprio la sua ala, e io lo voglio far vedere proprio leggendovelo. Adesso vi faccio vedere i due padri, le due immagini paterne, quella vera e quella mitica della madre. Quella vera è nel capitolo secondo, la storia di Penny, raccontata dalla madre di Penny. Il padre di Penny si chiamava Ted Wharton. Costui nacque, visse e morì, e la sua sola fortuna fu quella di chiudere gli occhi prima che i Catmore abbandonassero zucchero e miele e complimenti e carezze e bonjour, e cacciassero i vecchi signori e diventassero i soli padroni della vecchia contea di Pigtown. Da vivo faceva il sellaio, in un buco grande sì e no un fazzoletto, e neppure lui in vita sua ebbe mai il coraggio di chiamarlo bottega. Ora, siccome Ted Wharton aveva una sola parola ed era anche più onesto del pane, e si inchinava solo per poter entrare dall'uscio di casa, quando morì e lo accompagnarono alla vecchia collina, tutto quello che lasciò alla famiglia fu una coperta da cavallo da corsa e la sua vecchia cinghia di cuoio. Con la coperta la moglie fece il vestito al bambino, ammesso che quello potesse chiamarsi un vestito. Con la cinghia di cuoio essa fece trovare subito la via della porta al cieco del Duomo, quella giornata che gli saltò in testa l'idea di venirle a far visita. Ecco, questa era la storia, diciamo, di com'era veramente quest'uomo. Però sentiamo come la mamma lo racconta al figlio. Nessun uomo, di questo puoi stare tranquillo, valeva l'ombra del suono del tacco
del tuo povero padre. Con un pezzo di sciabola in mano e un cavallo sotto di sé, sapeva fare cose da libro, da cantarsi alle fiere per anni. Come del resto è accaduto, e prima di marciare per la brughiera di Fellow, dove doveva cadere per tradimento o disgrazia o tutti e due messi insieme, perché mai una causa soltanto riuscì ad avere ragione di lui, mi disse questo e nient'altro: io voglio che mio figlio sappia un giorno combinare tante cose da farmi vergognare delle poche che ho fatto. Capisci lo stile, ragazzo? Beh, questo era tuo padre. E adesso invece, se per disgrazia avessi ancora occhi e orecchi, dovrebbe lui vergognarsi di te, perché lui aveva fatto una marachella, questo ragazzo, no? Allora la madre, vedete che lo sta mitizzando e inevitabilmente crea nel bambino un'attesa, e lo riempie di fantasticherie. Allora però c'è un'altra stranezza in questa contea di Pigtown. La stranezza forse più bella però, la più poetica, la più lirica, che i morti continuano a vivere nella memoria di chi li ricorda. E chiaramente subito a noi italiani ci viene in mente Foscolo, no? Ugo Foscolo nei Sepolcri ci ha proprio detto questo, che chi muore, alla fine noi che siamo vivi possiamo intrattenere con i nostri morti una corrispondenza d'amorosi sensi, no? Scrisse Ugo Foscolo. Celeste dote che è negli umani, disse proprio Ugo Foscolo. E qui in questo libro si sente fortissimo che Silvio D'Arzo sta un po' ripensando a questo. Immagina che questi morti, e quindi suo padre, questo Ted Wharton, fosse ancora disponibile al colloquio, perché sia Anna sia lo stesso Penny continuavano a pensarlo anche quando lui era morto. E allora ecco che la mamma va al cimitero del Colle e va a parlare con il morto, e va a parlare con lui, ma non parla soltanto con lui, gli porta per esempio i problemi di matematica di Penny che lui alla scuola non riesce a risolvere. Allora glieli dà, dice: ma risolverli tu, insomma, questi problemi. Però il padre non è d'accordo, perché lui non vuole essere ricordato come diciamo un ricchissimo, un condottiero. Lui avrebbe voluto essere ricordato per quello che veramente era, cioè appunto un poveraccio, diciamo un povero sellaio. È molto bella questa invenzione d'Arziana. Adesso vi leggerò il punto in cui c'è questo colloquio, no? Tra il padre, lo spettro del padre, il fantasma del padre, e la madre che va appunto al cimitero a parlare con lui. Molto bello, perché ci fa pensare anche a Dante, soprattutto alla seconda cantica, quella del Purgatorio, no? Nel Purgatorio Dante immagina che le anime, quando scalano la montagna del Purgatorio, scontando i loro peccati, Dante immagina che le anime morte chiedano l'appoggio dei vivi, chiedano la preghiera dei vivi, cioè voi mi dovete aiutare, quindi chi è vivo deve pregare affinché il morto possa facilmente compiere questa ascesa verso l'alto, no? Quindi questa comunione dei vivi e dei morti è presente all'inizio anche in Dante Alighieri, poi ripresa da Ugo Foscolo. Poi ci sono, queste qui potremmo fare tantissime citazioni, perché sono tanti gli scrittori moderni che hanno pensato a questo. Pensiamo all'antologia di Spoon River, ad esempio, che è proprio basata su questa intuizione dei morti che parlano, no? Oppure anche Piccola città, oppure L'altare dei morti di Henry James. Sono tanti gli scrittori che hanno avuto questa intuizione. Però guardate qui la vivacità, la forza, la freschezza con cui questo ragazzo, perché quando scrisse questo libro Silvio D'Arzo era giovanissimo, lo scrisse durante la Seconda Guerra Mondiale e quindi aveva poco più di 20 anni, a un certo punto arriva appunto questo contatto e quindi arriva la mamma, diciamo Anna, che va di fronte al cancello e vede che però Teddy è un po' triste. È molto triste, glielo dice: Dio mio, Teddy, che faccia ti sei messa sul collo stasera?
cercò di scherzare lei in qualche modo. Buttala via subito, fa il piacere, sennò domani pioverà tutto il giorno. Ma il sellaio non disse parola. Ah, ma Teddy, cos'hai? Non ti ho mai visto così, mai, in 30 anni, né a Pigtown né qui al Colle. E Ted Wharton continuava a tacere. Ho fatto una corsa fin qui per venire a darti un saluto e portarti questo problema di Penny, disse lei tristemente. Ci ha lavorato tutt'oggi e questa sera lo stesso, fino alla terza candela. E se ce n'era una quarta, sarebbe in piedi anche adesso, a impazzire anche lui fra quei numeri matti. Trova la soluzione tu, abbi pazienza. E gli allungò un foglio attraverso le sbarre. Ecco la soluzione, ecco qua, non ci vuol molto a trovarla, gridò Ted Wharton stracciando il foglio in 2 pezzi e poi in 4 e poi in 8 e buttandoli in aria con rabbia. Ecco qua la soluzione, ecco qua. Ma perché non lo lasciate in pace questo povero diavolo così stupido da essere riuscito a fare solo il sellaio e che tutti si vergognano di lui? I problemi andate a farveli fare dall'altro, dal grande che andava a cavallo e aveva spada e speroni e ammazzava la gente e un bel mucchio di queste grandezze. Non da me, non da me. Io sono un sellaio da un soldo e suo figlio si vergogna di lui. Ma no, no, nemmeno vergogna, perché lui non sa nemmeno chi io sia. Ecco, vedete che quest'uomo rifiuta, diciamo, la mitizzazione che Anna ha fatto di lui, perché lui ha paura che nel momento in cui non si penserà più a lui come era veramente, lui morirà. Infatti lui vede molte persone intorno a sé che a un certo punto scompaiono all'improvviso, perché i figli o le figlie o i parenti stretti si dimenticano di loro. E questa è una, diciamo così, è una riflessione, ecco, per così dire, che, di cui è permeato tutto, diciamo, tutta questa favola. E a un certo punto Penny scopre veramente chi era suo padre. Lo scopre perché si trova a passare di notte proprio vicino al cimitero e se mette l'orecchio e sente un colloquio tra sua madre e suo padre, appunto il fantasma, e a un certo punto scopre la terribile verità. E questa scoperta lo lascia veramente, lo colpisce, lo traumatizza al punto tale che lui decide di scappare. Decide di scappare dalla casa, decide di fuggire perché si sente tradito. Si sente tradito dalla madre e il momento in cui Silvio D'Arso comunica questa decisione di Penny è un momento cardine del libro, perché, come dire, a un certo punto la prima parte del libro finisce proprio così. Allora ecco che Penny scrive un bigliettino ed è questo. Mamma, questa notte io mi trovavo per caso proprio dietro al cespuglio, a neanche 2 passi dal cancello del Colle, quando voi stavate parlando di ragazzi e sellai con quella persona. Ho sentito e capito tutto e mi dispiace. Dovete credermi, mamma, mi dispiace tanto per tutti e noi tre, vostro Penny. Ma ormai bisognava affrettarsi. Dalla strada salivano già i primi rumori e più d'uno si stava avviando al mercato. E fra un'ora, a dir molto, tutta la vecchia brigata sarebbe passata ridendo sotto il balconcino di casa. Si asciugò gli occhi, sempre in punta di piedi, si avvicinò alla stanza di sua madre, si fermò un mezzo minuto a pensare e poi con 2 dita socchiuse l'uscio. In un canto, sopra un letticcio spagliato ancora più brutto del suo, essa stava dormendo. «Sei tu, Penny?» chiese lei nel sonno. Penny non disse parola e chiuse gli occhi per non doverla vedere. «Penny, Penny!» ripeté la madre sempre nel sonno. Dio mio, disse fra sé il ragazzo, no, io non vado più via, io non voglio andare più via, perché dovrei andare via? Prenderò il latte come tutte le altre mattine e farò il pacco dei libri, andrò a scuola e studierò e farò i temi e imparerò le poesie e tutto sarà come prima. Ma proprio mentre si diceva così,
posava il biglietto per terra perché lei appena sveglia potesse vederlo subito. Rinchiuse l'uscio con cura, piano piano, scese i 7 gradini e già era per via, lentamente e senza mai alzare una volta la testa, prese la strada di Darford. Ecco quindi che la prima favola, perché attenzione, questo libro ha avuto varie stesure, varie redazioni. Nella prima redazione, che non si intitolava ancora Penny Whirton e sua madre, si intitolava Le avventure del povero Bobby, a un certo punto finiva così. Poi invece Silvio Darsono l'aveva scritta, vi stavo dicendo prima, durante la Seconda Guerra Mondiale. Apro una piccola parentesi biografica su Ezio Comparoni. Lui stava facendo il militare durante la guerra, dopo l'8 settembre venne arrestato dai nazisti, però riuscì a fuggire a Francavilla al Mare, in Abruzzo, e tornò poi a Reggio Emilia a piedi, in modo rocambolesco. E a Reggio Emilia, ormai ancora durante la guerra, cominciò a leggere libri di favole, appunto Stevenson, Conrad, Maupassant, e scrisse la prima stesura che finiva qui, come abbiamo detto adesso, nel 43-44. Poi dopo la riprese, dopo la Seconda Guerra Mondiale, andò avanti e scrisse la seconda parte e concluse il libro nel 1948, 3 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Questo libro però, vedete questa edizione che ho portato qui a Scandicci questa mattina con voi, è quella invece del 1978, pubblicata da Einaudi, poi è stata ripubblicata varie volte, anche infatti ho visto che lì avete messo in vendita un'edizione molto recente, però l'unica disponibile di questo libro. Questa edizione del 78, io la lessi, mi sono laureato nel 79, la lessi praticamente prima di laurearmi e per me fu veramente una scoperta, no? Perché leggere una favola come questa, insomma, sentivo qui tutta la letteratura che io ho amato, no? Silvio Darsono era anche un grande lettore, amava, cioè per lui la letteratura era vita proprio, era verità, era qualcosa che lo coinvolgeva totalmente. Scrisse molti articoli su scrittori inglesi e americani, prima li ho citati, appunto Stevenson, Conrad, Harry James. Io per la prima volta in Italia ho pubblicato tutti questi saggi da Sellerio, nell'ormai lontano 1986, in un libro intitolato Contea inglese, pubblicato appunto da Sellerio, in cui ho recuperato questa raccolta di saggi a testimonianza della passione di questo ragazzo. Io mi sono molto immedesimato nella passione di questo scrittore, perché io da ragazzo ero un po' come lui, io sono nato in una famiglia senza libri, che non ho mai avuto nessun punto di riferimento. Mio padre e mia madre avevano fatto soltanto la quinta elementare. Di mio padre vi ho detto, era un figlio illegittimo, un orfano sopravvissuto in modo rocambolesco alla morte anche della madre. Quindi mio padre è stato un orfanello alla Oliver Twist, per così dire, vissuto a Roma durante gli anni del fascismo, un po' come Penny, Whirton quando scappa da Pigtown, così era mio padre. Mia mamma è una storia ancora più difficile, ancora più lacerante, perché io sono romano, mio padre è romano, ma mia madre era romagnola e durante la guerra, in seguito alla fucilazione di mio nonno Alfredo Cavina, partigiano della 36esima Brigata Garibaldi, che venne fucilato dai nazisti insieme ad altre 9 persone nel corso di una rappresaglia a Pieve di Quinta vicino a Forlì, mia mamma venne arrestata dai fascisti e consegnata ai nazisti, che la misero su un treno che l'avrebbe condotta nei lager tedeschi, ma riuscì a fuggire mia madre a 17 anni alla stazione di Udine e si salvò per miracolo. Io tante volte lo dico pubblicamente, l'ho scritto tante volte anche nei miei libri, se non fosse riuscita a fuggire né io né mio fratello saremmo mai nati. Io poi tanti anni dopo ho scritto un libro, Campo del Sangue, in cui racconto la storia di questo mio viaggio appunto ad Auschwitz, il viaggio che mia mamma avrebbe dovuto fare se non fosse riuscita a fuggire. E quindi per me la letteratura è stato tutto. Anch'io mi leggevo Conrad e Lord Jim come Silvio Darsono.
anch'io mi innamoravo leggendo insomma Guerra e Pace, mi innamoravo di Natascia, credevo di essere diciamo Andrei Bolkonski, eccetera eccetera. Quindi capisco che ogni frase di questo libro, ogni frase è carne, è sangue, non è soltanto diciamo un'invenzione poetica. Ma torniamo a Penny. Penny a un certo punto si trova da solo a fare lo sguattero, perché lui fa proprio lo sguattero in una locanda dove non viene più nessuno. E in questa locanda a un certo punto il locandiere lo vuole licenziare, lo vuole mandare via, dice qua non guadagniamo niente, quindi insomma è giunto il momento che tu possa continuare. Non mi hai detto niente di te, gli dice il locandiere a Penny, no? Non mi hai detto nulla, io non so chi tu sia, più volte glielo dice il locandiere a Penny, e Penny anche lì si sente, non vuole rivelare la sua identità. Questo è il tema cruciale che torna sempre in Silvio D'Arzo. Io che ho conosciuto molti amici di Ezio Comparoni, mi dicevano che anche lui faceva così con gli amici la sera andando a mangiare, dice guai toccare la questione paterna. Quello era un tabù per lui, non voleva dire niente. Proprio come Penny, di fronte a questo locandiere, e, insomma a un certo punto però, quando sembrava che gli affari andavano male e lui doveva continuare questa vita vagabonda, arriva un'allegra combriccola e tante persone pronte a mangiare, a spendere soldi. Allora all'oste non gli pare vero questo, e guardate, sembra un cartone animato, ve l'ho selezionata questa frase, sentite come Silvio D'Arzo descrive l'alacrità attivistica di questo oste e il suo essere contento finalmente di poter lavorare e poter guadagnare adesso che finalmente arrivano i clienti. L'oste intanto fischiò e poi si fece in quattro e in otto e in sedici, correva ai fornelli, soffiava su legna e carbone, spennava le oche, condiva le trote, girava lo spiedo, staccava le mele, fondeva lo zucchero, formava le dosi, sceglieva gli aromi, affettava il prosciutto, indorava i fagiani, radeva il formaggio, scioglieva le creme, preparava i canditi, spillava la birra, prendeva il vino in cantina. E tutto questo era il meno. La sua cura maggiore era presa da una torta grossa quattro volte una luna d'agosto, che rappresentava la contea e parrocchia di Shirley. E c'era perfino lo sciocco, con la sua faccia da sciocco, in pasta sfoglia e croccante, che si sbracciava a gridare dietro un cocchio di panna montata. Guardate, questo sì. Ve lo dico col cuore, cioè scrivere così, questo è d'applauso proprio, questa è una scrittura, cioè no, voglio dire, no, ma lo dico, è veramente un pezzo, è un capolavoro, diciamo, una cosa del genere, no? L'aveva ideata da ormai 15 anni, quando era giovane il cuoco, e allegro come un gallo, e pieno di risorse ed espedienti, ma mai prima d'ora aveva potuto dare vita al progetto. Che cosa succede a un certo punto? Succede che durante questo pranzo succulento, diciamo, Penny sente che queste persone parlano fra di loro, no? Stanno parlando, e sente il nome della mamma, Anna Wharton. Stanno parlando di Anna Wharton. Perché? Che cosa era successo? E lì venne a scoprire tutto. Era successo che dopo la partenza, dopo la fuga di Penny da casa, Anna aveva sospeso appunto le sue prestazioni sociali, quindi non nascevano più bambini a Peak Town, perché lei per protesta lo aveva fatto. Perché? Perché era andata dai potenti di Peak Town, dagli uomini politici, dal primo intendente, dal commissario, dal giudice, per protestare e dire voi dovete fare qualcosa, mio figlio è fuggito, aiutatemi, e loro non vollero sentirla, non dissero niente. Allora lei per protesta sospese le sue prestazioni sociali e non nascevano più bambini. Allora i potenti l'hanno messa in galera, e lui tutto questo, Penny, sente che la mamma rischia addirittura una condanna grave, rischia di essere uccisa, rischia di essere bruciata addirittura, perché era diventata quasi una specie di strega. Questo è un momento importante, il momento in cui Penny capisce che non può più rimanere lontano e deve tornare, diciamo, a Peak Town, deve tornare indietro, deve tornare a salvare la madre.
Lui intanto aveva fatto un patto col cieco, aveva detto al cieco: guarda, io adesso andrò a vedere tutte le malefatte di questi politici, tutti i loro raggiri elettorali, guardate anche l'attualità di un testo come questo, tutte le corruzioni, tutte le malefatte appunto, e poi tu potrai cantarle nei tuoi pianeti, perché a un certo punto questo cieco era quello che andava in giro nel paese e faceva come degli oroscopi, diciamo. Bene, questo patto che avevano fatto Penny con l'oste si rivela decisivo, perché quando Penny torna davvero a Pigtown e vede la madre incarcerata e vede la madre arrestata, che fa finta di essere pazza perché il supplente che prende le sue difese glielo consiglia e dice: Anna, se vogliamo salvarci, se vogliamo passare indenni da questo processo, tu devi far finta di essere impazzita. Allora non devi riconoscere Penny quando poi lo rivedi. E questo è terribile, perché Penny arriva, vede la mamma, diciamo, portata via, e a un certo punto dice: mamma, sono tornato, ma lei fa finta di non riconoscerlo, perché se avesse ceduto, diciamo, alla commozione, l'avesse riconosciuto, insomma, a quel punto la questione della pazzia sarebbe andata, non si sarebbe potuta realizzare. Allora ecco allora che si riesce, alla fine la favola finisce in questo modo, che al processo che viene intentato ad Anna, il cieco rivela ad ognuno, diciamo, dei magistrati, ad ognuno dei politici, gli fa vedere gli scheletri nel cassetto che loro hanno, nell'armadio, in qualche modo dimostra che ognuno di loro ha dietro un problema, ha dietro una questione da nascondere, e li ricatta, dice: voi dovete a questo punto ritirare le accuse contro Anna Wharton, altrimenti io rivelerò a tutta la città le vostre corruzioni. E allora le accuse vengono ritirate e Penny e la madre possono finalmente ricongiungersi. E verso la fine, dove proprio nell'ultimo capitolo c'è in qualche misura la chiusura, proprio anche il significato profondo di tutto il testo. Allora la vecchia capì e si abbracciarono e si misero a ridere. E poi lui prese a raccontarle questo e quello, e il crocicchio di Carly e il soggiorno alla locanda di Shirley e le scommesse e il cieco e i pianeti e ogni cosa. Bene, Penny, disse infine lei, questa è roba da libro. Hai salvato tua madre e liberata la vecchia Pigtown dalla mala gramigna dei Catmore. Per tutto quello che hai combinato quest'oggi ci vorrebbe un giorno del calendario in tuo nome, e mi sembra che anche così non sarebbe abbastanza. Ma calendario o no, quel che va detto, non trovi? Questa è sempre un'ottima regola, mamma. Allora ecco qui, quando mi vengono in mente tutte le storie e le storie che ho dovuto inventarti per degli anni interi, e quell'anima in pena che se ne sta là sulla collina, e quel biglietto che hai voluto lasciarmi in mezzo alla camera, e tu che tutto a un tratto te ne sparisci da casa come da una locanda dove non si vuol pagare l'oste. Ecco, Penny, mi sembra che tu dovrai vergognarti un bel pezzo, non credi? Il ragazzo stette in silenzio per qualche minuto. No, no, mamma, io non credo, si decise alla fine. Nessun giorno del calendario per me, si capisce, ma mi sembra che potrò fare qualcosa di meglio. Mi vergognerò, come è giusto, fino a questa sera alle 10, quando tutti e due andremo su al colle. Ma poi, mamma, io non ci penserò più che tanto, e domani sarà lunedì. Lunedì, disse sua madre fissandolo. Penny, ecco una decente parola, una garbata parola. Lunedì. Così parlava anche tuo padre ai suoi bei giorni. E per giunta è l'unica strada per arrivare a domenica. Penny aprì il cancelletto e essa entrò. Ecco, si conclude.
Grazie. Si conclude così questa favola che avete visto, non è solo una favola, è qualcosa di più. Qua c'è dentro un'idea della vita, mi sono lasciato gli ultimi minuti, mi sono lasciato per raccontarvi questa idea della vita. Qual è il significato poi alla fine di questa storia, per grandi e per piccoli? Questa è una bella domanda, no? Una domanda che tutti gli esseri umani si fanno. Che cos'è veramente la libertà? Partiamo da questa domanda, no? Cosa vuol dire essere liberi? Allora, noi da ragazzi credevamo forse che essere liberi volesse dire sempre domenica, come dire, la vera libertà è domenica, cioè è la vacanza dal lavoro. La vera libertà è superare il limite. La vera libertà è il delirio, l'ebbrezza, la fuga, lo smarrimento, la deflagrazione del desiderio. No, non è questa la vera libertà, ci sta dicendo Silvio D'Arzo. Questa è un'illusione, è l'illusione di Penny, è l'illusione della mamma stessa di Penny quando mitizza la figura del padre e dice tuo padre era questo, era quello, e noi è la felicità, è il successo, è la gloria. No, allora che cos'è la libertà? La libertà è l'accettazione del limite, cioè la libertà è lunedì, non è domenica, intende? Infatti l'ultimo libro di Silvio D'Arzo si intitola Nostro lunedì, nostro lunedì. La ripresa, diciamo così, l'accettazione della ferialità dell'esistenza. L'accettazione del limite, l'accettazione, diciamo, dell'impegno, no? della contingenza, della quotidianità, quella è la vera libertà. Allora sembra una contraddizione, no? Perché stiamo dicendo che essere liberi, che vuol dire? Che cosa ci stai dicendo, D'Arzo? Che essere liberi vuol dire stare dentro una gabbia? No, non ti sto dicendo così, però ti sto dicendo che tu la vera libertà la conquisti soltanto se capisci qual è il tuo limite, se qual è cosa vuoi fare tu nella vita, se tu scegli veramente di essere questo invece di quello. Perché se tu invece resti pienamente aperto alla felicità assoluta, alla possibilità di essere tutto il contrario di tutto, non sarai mai felice, non sarai mai veramente libero. Allora, ecco che questo è il significato forte, importante. Allora ecco perché Penny dice io non mi devo più vergognare di non aver avuto un padre nobile e io mi dovrò eventualmente vergognare delle mie azioni se che io farò. Quindi c'è un elemento etico profondo, morale profondo in questa favola, no? Significa trovare cosa fare nella vita. Allora qua io voglio chiudere questi ultimi 5 minuti raccontandovi anche l'esperienza mia di insegnante tutti i giorni. Quando io vado a conoscere i genitori dei miei studenti, spesso mi accorgo che ho di fronte degli adulti fragili, degli adulti che non hanno fatto questa azione di scelta che invece Silvio D'Arzo in questa favola ci consiglia di fare. Se tu come adulto resti sempre aperto ad ogni possibilità, l'adolescente che hai di fronte magari non si affiderà più a te, potrà seguirti in un primo momento magari affascinato dal tuo modo di fare, ma ti abbandonerà di sicuro, perché l'adolescente ha bisogno di un adulto credibile in grado di costituire per lui anche un limite, anche un ostacolo, perfino un nemico, perché nel momento in cui mi pongo come ostacolo di fronte a te, ti faccio crescere, ti faccio diventare adulto, ti faccio diventare veramente grande uomo completo. Ecco la ragione per cui questa favola, bisogna rifletterci notevolmente. Io ho voluto fare in modo che questa carta, la carta di Penny Wharton, diventasse vita. Io e mia moglie Anna Luce, tutte e due appassionati di questo scrittore, non ci siamo più contentati di fare i professori, di fare, diciamo così, colui che parla, diciamo. Io sono in questo senso un don milaniano, io credo che il sapere serva solo per darlo, il sapere serva solo per darlo, e credo anche, come diceva sempre Don Lorenzo Milani, mi piace citarlo qui in Toscana, nella sua terra,
che il dicesi maestro che non ha nessun interesse culturale quando è solo. La ripeto questa frase perché è importante. Dice, ma chi è il maestro, priore? Il maestro è, dicesi maestro, chi non ha nessun interesse culturale quando è solo. Cioè se tu stai da solo e ti tieni per te il tuo sapere, se tu stai da solo e ti tieni per te la tua cultura, quella cultura si avvessisce, diventa sterile, non serve più a niente. Tu la devi dare. Allora Penny Wharton deve diventare, no carta, non favola, deve diventare vita. Ed è questa la ragione perché abbiamo fondato le Penny Wharton. Quando Raffaele mi ha chiamato prima qui a Scandicci, non sapevamo che questo incontro sarebbe caduto proprio il 14 gennaio. E oggi è una giornata speciale in due sensi, ricordare qui a proposito dei campi magnetici. Oggi è una giornata speciale, primo perché è la giornata del migrante, oggi, 14 gennaio, la giornata del migrante e del rifugiato. E poi perché è la giornata in cui iniziano delle puntate televisive sulla Penny Wharton. Cioè questa sera alle 19.30 su TV 2000, ripeto, questa sera su TV 2000, 19.30, andrà in onda la prima puntata di un programma intitolato Italiani anche noi, in cui raccontiamo, io e mia moglie, le 10 Penny Wharton d'Italia, le 10 Penny Wharton d'Italia. Questo libro di cui abbiamo parlato questa mattina a Scandicci diventa, come dire, la cellula germinale di queste Penny Wharton in cui volontari italiani, ragazzi italiani insegnano la nostra lingua ai loro coetanei immigrati. E io credo che questo possa essere per Silvio D'Arso un omaggio importante. Grazie. Grazie.